L'opera Uomo che guarda una diapositiva è nata negli anni 60, quando io realizzavo i miei quadri specchianti con le carte veline dipinte e disegnate. Questa è un'opera che si può dire particolare, un po' storica, perché raffigura Alighiero Boetti, l'artista che poi è diventato artista dell'arte povera, che guarda questa diapositiva. La diapositiva ha un senso importante per me perché allora tutte le mie immagini venivano da fotografie e si passava sempre attraverso la diapositiva. Quasi tutti i personaggi che io mettevo nei miei quadri specchianti erano persone vicine o familiari o amici o persone con le quali avevo una frequenza quotidiana. I quadri specchianti nascono praticamente con il primo rispecchiamento del 61, che era una tela nera sulla quale io dipingevo il mio ritratto, e questa tela era fatta con vernice lucidissima che cominciava a rispecchiare, per cui io mi vedevo dentro al quadro e potevo copiarmi non più guardandomi nello specchio che sta di fianco all'opera, normalmente nei ritratti della storia, ma per la prima volta l'artista si specchia nell'opera stessa e quindi la mia immagine rimaneva fissa in un mondo che si muove, in un mondo che in qualche maniera comprende tutti gli spettatori, soprattutto tutti quelli che guardano l'opera. Allora ho dovuto farlo più chiaro questo rispecchiamento, sempre più forte, sempre più preciso, e sono arrivato all'acciaio inossidabile lucidato a specchio. Lo specchio da solo non era altro che uno strumento, se non avessi applicato l'immagine fotografica nello spazio del riflesso e non avessi avuto questa possibilità di vedere l'immagine in movimento insieme all'immagine statica. E allora queste due immagini, quella statica e quella in movimento, creano tutta la dimensione del tempo, il tempo che passa e il tempo fermo.